Il 90% degli italiani ha problemi di rete nella propria casa, il 9% sta mentendo e l'1%... 1%? Tanta guagna per tutti ragazzi, siete sintonizzati con Mr. Rock e benvenuti in questo video dove vi parlerò di come risolvere una piccola parte dei problemi di connessione, anzi una grossa parte dei problemi di connessione che ha il 90% degli italiani all'interno della propria rete domestica. Di che cosa vi voglio parlare più in specifico? Vi voglio parlare del problema del modem router dato in noleggio e in vendita da parte del nostro operatore telefonico. Molti stanno a guardare, guarda, io ho 100 mega, io ho 200 mega, io ho 20 mega che mi vanno a 10 mega. Perché? Perché succede tutto questo, ragazzi? Nonostante il modem che ci viene lasciato e non donato dal nostro operatore telefonico dovrebbe supportare al massimo la nostra rete domestica. Tralasciando i problemi che ci possono essere dalla distanza dalla centrale o dalla distanza dal cabinet o del fatto che vi entra la rete all'interno, la rete in fibra ottica all'interno di casa, c'è un problema ancora maggiore che può andare, se curato, andare a risolvere questo tipo di problemi. Stiamo parlando per l'appunto del modem router dato dall'operatore telefonico. Tenete conto che il modem che vi viene dato viene pagato anche forse troppo per la qualità che ha. Ad esempio, io vi faccio un esempio: io ho una rete TIM che va benissimo, non c'è niente da dire, ma il modem che mi viene che mi è stato rilasciato da TIM, che dovrebbe supportare mi pare fino a 300 mega, non riesce a reggere bene la stessa rete che è una 100 mega, anzi molto spesso si va a surriscaldare. E oltretutto lo sto pagando non pochi soldi, mi pare 4 euro al mese o 2 euro al mese, adesso non ricordo di preciso, fino a un tot di mesi, finché mi arriverà a costare una roba come 139 euro, 140 euro, 150 euro, adesso anche questo non ricordo bene, dovrei andare a vedere la bolletta, ma in questo non è questo il video. Il valore però di questi modem normalmente si aggira intorno, modem router si aggira intorno ai 20 euro, capite che andare a pagare un modem di quel tipo quando ne costa 20 è una sciocchezza. Vedere per credere, potete andare a vedere tranquillamente su Amazon quello che sto parlando, magari vi lascio anche il link in descrizione, vi accorgerete che il prezzo reale di quel tipo di modem router è veramente basso rispetto a quello che vi viene richiesto di pagare. Allora, qual è la soluzione? Prima di tutto è quella di individuare la tipologia di rete che voi potete avere a casa. Molti italiani pensano di poter avere magari solo la DSL, magari hanno già la fibra. Io per questo vi lascerò un sito in descrizione dove, mettendo il vostro indirizzo, voi potete tranquillamente andare a indagare su quale tipo di rete vi arriva a casa vostra. Ma ancora più in particolare, io vi posso dire che in tutto questo tempo io ho provato diversi modem router di diverse case produttrici e credetemi se vi dico che ne ho provati tanti, ma tanti, ma tanti, ma tanti. Potete vedere tranquillamente nelle live che vedete nel mio canale, non quello di Wania, ma proprio nel mio canale. Come sapete, alcuni di noi hanno aperto un canale personale oltre che a fare video qui su Wania. La differenza che c'è stata tra le live di un mese fa e le ultime tre live che ho fatto all'interno di questo canale, dove prima avevo dei lag incredibili, mentre adesso non lagga più nulla. Magia, cosa è successo? Magia. Allora, ve lo spiego semplicemente. Tra i vari modem che ho provato, finalmente sono approdato su un modem che ci tengo presentarvi, che non costa neanche tanto rispetto alla totalità dei modem che potete trovare in giro. Modem router, parliamo del Freaksbox 3490. Non è top di gamma, non è top di gamma per il semplice fatto che è uscito ormai da credo 15-16, quanti anni è uscito? Penso ormai da 2 o 3 anni è uscito il Freaksbox 3490.
Ma nonostante ciò, e ovviamente il prezzo è ridotto rispetto a quando è uscito, che era top di gamma quando è uscito, ma nonostante ciò, questa cosa qui, ragazzi, va a migliorare tantissimo e in maniera sensibile la vostra connessione. Io ve lo ripeto, potete tranquillamente andare a vedere le live e vedete le differenze, ragazzi. Cosa ha in più questo modem rispetto ad altri? A parte la bruttezza immensa, perché esteticamente rendiamoci conto che non è bellissimo, perché adesso non voglio farvelo vedere di persona, magari farò delle immagini di sottofondo, in background, ok, vi farò vedere delle immagini in background di questo modem che in questo momento è montato e non lo voglio smontare, ok, però diciamo che esteticamente non è granché, nonostante le nuove serie come la 7590 siano migliorate esteticamente, le altre versioni hanno questa estetica che non è fantastica, ma comunque a me non dà fastidio. Però a molti potrebbe dar fastidio, perché guardando un po' in giro quello che c'è è la bellezza di alcuni modem router, che magari sono anche scandalosi come funzionalità, è comunque maggiore rispetto a questo. Cosa garantisce questa tipologia di modem router Freaksbox? Io vi dirò che li ho sempre bistrattati proprio per l'aspetto estetico, perché se voi li prendete in mano sembrano veramente degli scatolini di plastica, però se andate a vedere le funzionalità io devo dire che sono le migliori, o comunque tra le migliori che io abbia mai provato per questa tipologia di prodotto. Quello che ha in più rispetto ad altri è, ragazzi, la stabilità di banda. Oltre ad aver migliorato dal 70 in download, nonostante io abbia la 100 mega, sono arrivato a 96 in download, no? Ho migliorato assolutamente la stabilità di connessione. Mentre prima il mio modem proprietario dell'operatore, dopo un tot si andava a surriscaldare e aveva dei cali di connessione considerevoli, e oltretutto in download a 96 non c'è mai arrivato, massimo proprio esagerando riuscivo ad arrivare a 80, ma proprio esagerando, ragazzi. Ho una stabilità di connessione che prima non avevo, e stiamo parlando di zero pacchetti persi, zero dropped frame all'interno delle live, quando prima avevo da un 5 a un 10% fissi di pacchetti persi con OBS durante le live. Quindi stiamo parlando di una differenza abissale, ok? E parliamo di delle live fatte con 2000-2500 di bitrate in confronto a delle live che arrivano fino a 6000 di bitrate. E quindi capite che riuscire a fare delle live a 6000 di bitrate con una connessione stabile con zero pacchetti persi, siamo praticamente i Fred Flintstone, cioè i Flintstone, e non mi viene l'altro paragone dall'altra parte. E ritorno al futuro, praticamente, però nel futuro. Non so se regge come paragone, però vabbè, va bene, avete capito. Ma prima di andare a parlare più nello specifico di questo modem router, mi sentirei di dire, ovviamente in maniera molto sincera, quanto può essere il prezzo, che troverete sempre sotto in descrizione, troverete il vostro link Amazon dove potete andare a fare i confronti. Parliamo di un modem di 139€, che è praticamente quasi lo stesso prezzo, se non di meno, rispetto a quello che vi viene fatto pagare il vostro modem dato dal vostro operatore. 139€ per avere una connessione super stabile, che voi, cioè ragazzi, vi dimenticate di avere un modem router, perché non lo dovete neanche più accendere, spegnere, riavviare, non dovete fare più niente, lo lasciate lì, quello fa le ragnatele e voi tranquillamente potete streamare, giocare, scaricare, fare quel cacchio che vi pare, guardare i film streaming, sì, non altre tipologie di film. Ma andiamo a parlare più nello specifico dei numeri che questo modem router ha. Allora, innanzitutto possiamo avere un Wi-Fi dual band, quindi in 5 GHz o in 2.4 GHz, che se abitate all'interno di un palazzo, di un appartamento con una forte densità abitativa, è la salvezza, perché come sapete molte apparecchiature adesso come adesso riescono a gestire il 5 GHz perché il 2.4 praticamente lo riescono a gestire tutte le apparecchiature Wi-Fi,
e c'è un'interferenza continua se abitate in una struttura con tante persone. Questo vi garantisce, oltre a una rete molto più potente e molto più stabile, la possibilità di connettere molti più device rispetto a quello che può fare il vostro modem router dell'operatore telefonico. Ma cosa molto importante è che questo modem gestisce gli standard più diffusi di connettività. Stiamo parlando di ADSL, ADSL 2 Plus e VDSL per la fibra ottica. Non è indicato per chi ha la FTTH con la fibra che entra a casa. Va benissimo per chi ha la FTTC, Fiber to the Cabinet, o per chi ha la DSL normale. Ragazzi, mi spiace, però va anche per quello. C'è il cane che abbaia di là. Un'altra cosa che mi ha colpito veramente tanto è l'interfaccia utente, o meglio, è la semplicità dell'interfaccia utente. Rispetto ad altre case concorrenti, Freaksbox ha creato un'interfaccia utente capibile da tutti, e soprattutto in italiano, perché posso capire che molti ancora hanno problemi di traduzione da l'inglese all'italiano, e soprattutto quando ci sono dei termini troppo specifici per un campo come può essere quello della connettività. Ma la cosa che mi ha colpito maggiormente è la possibilità di dare priorità a una qualsiasi componente, aggeggio, elettronico, chiamatelo come volete, all'interno della vostra rete domestica. Quindi per me, che sono un videogiocatore, per cui ho bisogno di maggior banda per la mia PlayStation 4 e per il mio PC per le streaming, questa cosa si può fare. Ma soprattutto, cosa che mi ha colpito, che per altri produttori non succede assolutamente, è che se voi avete un powerline all'interno della vostra casa, e se non sapete che cos'è un powerline, fatemelo sapere nei commenti, magari farò un video appositamente per voi. Il Freaksbox, nonostante sia di una marca esterna, di una marca aliena, riesce comunque a distinguere quale è il vostro powerline, di che marca è, e cercare di massimizzare, ottimizzare la banda per quel tipo di powerline che vi interessa. I miei powerline prima non andavano oltre i 50 megabit per secondo in download e i 17 in upload, non è cambiato un tubo. Adesso, ragazzi, riescono tranquillamente ad arrivare al massimo della banda disponibile che ho in casa, quindi parliamo di 96 megabit per secondo in download, che è la stessa tipologia di banda che ho quando sono attaccato direttamente al modem. Ah, brucia. Detto ciò, spero di aver toccato tutti i punti fondamentali che vi possano essere utili. Se non l'ho fatto, tranquillamente fate la vostra richiesta nei commenti, cercherò di rispondere a praticamente tutti di voi, se riesco. Se non riesco, ragazzi, perdonatemi, ma penso di riuscirci. Quindi fate le vostre domande, fate le vostre considerazioni. Se avete usato il 3490, ce l'avete in casa, portate la vostra esperienza agli altri utenti che magari possono pensare: eh sì, ma tu mi stai presentando quel prodotto, però chi me lo dice che effettivamente è utile per me? Quindi dite: a casa mia è così, a casa mia è così, ho risolto così. Quindi fatemelo sapere se anche per voi è stata una risoluzione l'acquisto di questo modem in sostituzione di quello dell'operatore telefonico oppure no. Detto ciò, ragazzi, qui da Mr. Rock è tutto, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!